è stata prorogata al 31 agosto presso l'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino la mostra Il Gelso, albero dimenticato nel paesaggio agrario piemontese. L'allestimento, realizzato in collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali, è articolato in 5 sezioni tematiche che vanno dalla coltivazione e utilizzo della pianta al gelso nel mondo fino alla bachicoltura e al paesaggio. Una 60 di piatti che portano impresse vedute di Torino e del Piemonte sono esposti alla Biblioteca della Regione fino a venerdì 7 ottobre. L'allestimento, dal titolo Il Piemonte sui piatti, è curato dal collezionista Piero Gondolo della Riva. Fino al 28 agosto la mostra Piemontesi alla fronte, parole e immagini 1915-1918, è esposta a Palazzo Levis nel comune di Chiomonte in provincia di Torino. La mostra, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, si articola in 3 diversi nuclei di testimonianza: pittorico, fotografico e documentale. Fa tappa nel municipio di Castelmagno, in provincia di Cuneo, fino al 18 settembre, la mostra Ex Voto, arte popolare e comportamento devozionale. In esposizione immagini di quadri, gioielli, preziosi manufatti, risultato di una promessa fatta dal credente in cambio di una grazia, testimonianza di un rapporto particolare tra uomo e mondo soprannaturale.